I recenti e tragici attacchi terroristici che si sono prodotti in svariati paesi del mondo ci devono portare ulteriormente a riflettere. Ne parliamo del terrorismo quasi a ogni sessione plenaria. In realtà le strade che noi possiamo perseguire in questo momento sono sempre due. Da un lato potremmo seguire l'illusione di chiuderci in noi stessi, appunto illuderci che si possa garantire la nostra sicurezza semplicemente spendendo di più in armi, intelligence, sicurezza. Senz'altro può essere utile, ma temo che si finirebbe come quel bambino che voleva svuotare l'acqua del mare con una conchiglia. Potremmo anche scadere nella tentazione appunto di appoggiare regimi autoritari con la speranza che nel mondo arabo siano loro a risolvere il problema, ma questo sarebbe un errore che pagheremmo nel tempo perché seguirebbero ancora di più i conflitti territoriali. Invece possiamo affrontarlo direttamente spingendo affinché l'Islam moderato in Europa e nel mondo islamico diventi il nostro maggiore alleato, l'unico in grado di poter isolare veramente il terrorismo e questo lo può fare solamente se partecipa alla vita politica. Dobbiamo rivedere quindi il nostro approccio per aiutare questi governi a lottare contro le sacche di povertà, perché sono queste il vero bacino in cui pesca inequivocabilmente il terrorismo.